Il protagonista di oggi di Italian Talks è Francesco Panella, imprenditore, ristoratore, conduttore televisivo, ambasciatore dell'italianità all'estero e molte altre cose. Buongiorno Ciao Dario, come Francesco. stai? Fai Bene, come ti dobbiamo definire allora? tu, hai già detto tutto. Posso solo dirti che sono super felice di essere qui in questa terra magica, sono proprio contento di essere Cominciamo là dove tutto nasce, Trastevere, Roma, antica Pesa. qui. Cosa ti evoca questo nome? Ma sai tantissime cose, non è un ristorante per me, per la mia famiglia, è un luogo dove noi abbiamo passato tre pandemie, due guerre, momenti belli, momenti difficili. È un peso che sentiamo molto, un grande senso di responsabilità gestire un luogo che, sai, nasce dai miei bisnonni. Quindi Come si fa a durare tutto questo tempo? non si deve pensare che sia un lavoro. Quando tu hai la sensazione che non stai lavorando, tutto diventa più facile. Il ristorante non è mai stato venduto nella nostra famiglia, è sempre stato passato, tramandato, trasferendo quelli che sono poi i valori della ristorazione. E quindi questo passaggio per te è stato qualcosa di naturale, cioè era come se fosse inevitabile che il tuo destino doveva essere lì dentro. Il mio primo approccio con il ristorante è stato a 6 anni, non è stato proprio il massimo. E c'è una storia molto bella. E che fui dimenticato, possiamo dire, dai, dentro il ristorante e mi svegliai di notte, ero piccolo, ero un po' impaurito, dovevo decidere se tornare a casa perché vivevamo sopra o rimanere al ristorante. Io presi dei coprimacchia e rimasi al ristorante, quindi là capii che quello per me era una casa e così è stato. Qual è stata la cosa più difficile che tu hai dovuto affrontare? Siamo entrati in campo io e mio fratello quando avevamo 17 anni e 18 anni e mezzo e abbiamo preso la nostra azienda che era in piena difficoltà. Cioè, l'unico problema nostro non era ripagare una posizione debitoria, ma era la dignità che volevamo ridare alla nostra famiglia. Non volevamo perdere quello che per noi era il luogo magico. È stato un approccio vincente perché poi alla fine ce l'avete fatta. Piano piano abbiamo conquistato, diciamo, metri e quindi alla fine siamo qua e siamo molto contenti. A un certo punto poi nella tua vita arriva un altro paese, arriva l'America. Tu scegli di lasciare l'Italia e di andare lì negli Stati Uniti. Perché questa scelta? Partii a 21 anni senza soldi, andai a lavorare in un ristorante che si chiamava Sport Café a Miami, che era il ristorante della figlia di Bill Crosby. Pensa. Andai lì, iniziai come bartender, feci un po' tutti i lavori e da là iniziai un po' a capire anche il sistema americano. Me ne innamorai sempre di più, tornai, portai delle nuove metodologie, delle nuove tecniche nel nostro ristorante insieme a mio fratello, che è un bravissimo chef, pazzesco, senza di lui io non sono nulla. E iniziamo un percorso diverso, un percorso di racconto del nostro territorio. Fu una mossa vincente, divertente, e quindi dai, iniziamo da là a capire che probabilmente nel nostro futuro ci sarebbe stato qualcosa al di là dell'oceano. Al di là dell'oceano e mi verrebbe da dire anche al di là del ponte, perché tu non scegli Manhattan per aprire il tuo ristorante, ma scegli Williamsburg, che ai tempi in cui hai aperto l'antica Pesa a New York non era il quartiere bello di tendenza che è oggi, ma era un quartiere, diciamo, con delle problematiche importanti. Perché sei stato, come mai sei stato così lungimirante? Problematiche anche sociali, Sì, diciamo, sì, proprio di territorio, di sì, sì. struttura di territorio. Ma perché Williamsburg mi ricordava la Trastevere dei fine 800, insomma, si sparavano, c'era un casino pazzesco, era un po' una terra di nessuno. Quando tu apri l'antica Pesa, il tuo primo cliente importante, la tua prima cliente importante Madonna, vuoi dire? è Madonna, con una storia Una meravigliosa storia dietro molto che non bella. puoi non raccontarmi. Madonna fu straordinaria perché lei è di una fedeltà incredibile. È una donna che riesce a regalare, non lo so, delle ispirazioni e delle emozioni pazzesche. Io la conobbi a Roma durante un concerto. Lei voleva venire a cena e io le suggerii, visto che era impossibile, c'erano talmente tante persone che non poteva uscire dal Dall'albergo. suo albergo, le suggerì di prendere una Vespa e di venire con il suo fidanzato. Gli mandai, mi ricordo, una foto dove c'era Gregory Peck, Audrey Hepburn, Vacanze romane. famosissimo film di vacanze romane. Si fece affittare questa Vespa, fece il giro pazzesco a Roma, Fontana di Trevi, insomma, le solite cose, e poi venne a mangiare Senza essere l'antica Pesa. riconosciuta.
No, aveva il casco. Okay, perfetto. Era una comune turista o, sì, sì, o romana, insomma. Venne davanti e mi disse: mi hai fatto sentire libera oggi, non ho guardia del corpo, non ho nessuno, adesso arriveranno, ma comunque una giornata diversa che non mi sarei mai aspettata. Cena. Alla fine della cena mi chiede di far riconsegnare la Vespa in albergo. Lasciò il ristorante ovviamente con le sue guardie del corpo. Io presi la Vespa, andai dal signore che l'affittava davanti all'albergo, comprai la Vespa e gliela spedì alla sua casa di Parigi. E lei aveva un concerto a Barcellona, uno a Londra e poi tornava a Parigi. Lei vide la Vespa e c'era una lettera che gli scrissi sotto il sellino e fu molto felice di questo regalo perché gli ricordava quel giorno un po' memorabile per lei di libertà. E mi disse: fammi sapere quando tu apri a New York, perché io voglio essere la prima a comunicare questa cosa, hai fatto una scelta molto rischiosa e io voglio aiutarti in questo tuo progetto. E quindi e così è stato. E così è stato, mi chiamò, venne a cena, fu una cena pazzesca e poi fece uscire tantissimi articoli che sicuramente mi aiutarono. E da lì appunto Madonna ha dato, come dire, l'inizio a una lunga lista di star, possiamo dire, internazionali che sono venuti nei tuoi ristoranti. Intanto facci sognare, dacci qualche nome così. Vabbè, a New York diciamo ne sono venuti veramente tantissimi, a Roma vabbè forse di più. Quelli con cui tu hai, come dire, cominciato poi un rapporto anche personale, quelli con cui sei rimasti in contatto. Lassel Cruz sicuramente uno, Richard Gere un altro, DiCaprio sicuramente. Ce ne sono diversi, devo dire Andy Garcia che è una persona fantastica, Alec Baldwin, molti ce ne sono. Ma la domanda è la seguente: sì, come si fa a infrangere quell'inevitabile e naturale muro di protezione che personaggi di questo calibro sono costretti a mettere, no? Come si fa a conquistare la loro fiducia, come si fa a entrare nella loro sfera più personale, perché qui andiamo oltre il semplice rapporto sì, ristoratore, sì, imprenditore e cliente di passaggio. Ma guarda, quando invece tu ti elimini dalle paranoie di essere costretto a conoscere qualcuno perché magari ti serve e invece conosci una persona perché hai delle caratteristiche simili o perché fai un tipo di vita anche in cose semplici che ci puoi confrontare, quando parli in maniera organica, semplice, spontanea con una persona, quando hai qualcosa in comune con questa persona, quello che tutti chiamano network, io non so come definirlo, poi diventa organico e lo metti a sistema. Quando forzi un qualcosa, in poche parole, riesce poche volte. Quando invece non la forza, quando non la forzi invece diventa una cosa normale. Guarda anche per esempio il rapporto che ho con Facciacorta. Non abbiamo nulla noi da darci o da chiederci. È un rapporto spontaneo, la pensiamo allo stesso modo, siamo dinamici, veloci, vogliamo raggiungere un mercato diverso, vogliamo affrontare le difficoltà, ci vogliamo rimettere in gioco, vogliamo eccedere, vogliamo creare un mondo dove l'eccellenza deve essere il quotidiano. Ti ha cercato la televisione o sei tu che hai cercato la televisione? La televisione per me è un lavoro, a me mi fa un po' fatica farlo. Io sono felice quando sono nei ristoranti. Quello è il mio mondo vero. Io quando sono nei miei ristoranti non lavoro. Quando faccio televisione lavoro. Ecco, questa è un po' la differenza. Hai un po' ricreato il tuo mondo perché il tuo programma comunque ti porta nei ristoranti italiani nel mondo. Ci sono dei grandi gap, dei grandi misunderstanding sulla cucina italiana all'estero e quindi cerchiamo un pochino di capire quello che accade in una maniera molto semplice, senza arroganza, con grande semplicità, magari diamo anche dei suggerimenti a chi li può sentire, però ecco, sempre con poca arroganza, sempre con grande umiltà. Semplicità, umiltà e serenità. Apprezziamo tutti, chi fa il nostro lavoro comunque va ad apprezzare e va aiutato perché è un mestiere che ti mette veramente a volte in grande difficoltà. Prendi il vento in faccia se sei un ristoratore, tosta. Certo. E parliamo del digitale,
Sì. Ecco, tu sei attivissimo anche sui social network. Hai una brava agenzia, io guarda, sono uno scarsissimo. Vabbè, però comunque insomma, diciamo allora che sei molto seguito anche lì. Però si parla di metaverso, si parla insomma di tutti questi nuovi termini. Sì. Come lo applichiamo alla ristorazione? Tu come ti stai muovendo da questo punto di vista? Noi non sappiamo cosa accadrà nel 2050, nel 2070, ma sicuramente potremmo rivivere delle esperienze sensoriali attraverso dei visori, attraverso un chip, attraverso degli occhiali che ti trasporteranno da un paese all'altro e si potranno degustare delle cene con l'olfatto o con la vista o con l'udito. Questa è una cosa che accadrà, non c'è... Tu lo farai nel tuo ristorante? Noi abbiamo pensato a un altro progetto, che è quello di raccontare i nostri 100 anni di storia attraverso un processo di realtà aumentata e realtà virtuale, dove racconteremo attraverso un visore tutto quello che è accaduto in questi 100 anni. Quindi stiamo preparando una room dove l'allestiremo con uno, diciamo, raccontando l'antica Pisa degli anni 20 e trasferiremo tutti quelli che sono i valori della nostra azienda e della nostra famiglia attraverso un film che tu avrai. Un film dove però il cliente, l'amico, la persona sarà un attore principale, perché si potrà muovere tra le mura dell'antica Pisa e a New York e all'estero. Mi affascina moltissimo il fatto che un americano a Brooklyn possa mettersi un visore ed essere trasportato a Trastevere. Poi può togliersi il visore e vedere realizzato quello che ha visto dall'altra parte del mondo. Questa è una cosa che mi affascina molto e vado avanti, dai. Allora, come dire, chiudiamo tornando là dove siamo partiti, chiudiamo appunto con questi 100 anni dell'antica Pisa. Cosa ti auguri per questo compleanno così importante? Allora, grande serenità, perché questo centenario è stato un centenario bellissimo, ci ha dato anche dei momenti un po' difficili. Abbiamo perso una persona importantissima che è la mia mamma, e quindi ci ricorderemo questo centenario per tutte delle cose belle, ma anche quanto è importante sempre vivere quello che viviamo tutti i giorni, perché insomma i dispiaceri ci sono e fanno parte della vita e vanno affrontati. Esatto. E allora, tanti auguri. Grazie, Dario. Grazie veramente di cuore. Grazie.